Il brano che mi ha dato la popolarità è stato appunto Tu dimmi un cuore ce l'hai, quello che ho presentato nel Sanremo 85. Un brano in cui non ci credevano in molti, però l'ho voluto intensamente e grazie a Dio insomma è andata abbastanza bene, siamo ancora qui. Incontri dove la gente La viaggia. seconda puntata è andata molto bene. Io delle città. Ho dato un bel 8. Gli avrei dato 9, però 8 pieno. 8. Gli ho dato un bel 9. 9! Loredana ha dato il voto massimo. Per i giudici siamo arrivati primi, quindi è una buonissima soddisfazione. Al primo posto Marco Armani. Per il pubblico un po' meno. Totale 82. Da qui devi uscire con un altro bagaglio, che non è fatto dalla classifica. Ma sono hai d'accordo con fatto te. da quella voglia di rimetterti in pista. È una persona modesta, è una persona che non ha mai sgomitato nella vita, non lo faceva nell'85 quando l'ho prodotto e ora lo fa ancora meno perché la vita l'ha bastonato talmente tanto che sto facendo veramente un grande sforzo per fargli capire che lui deve dare tutto quello che ha e anche magari di convincerti che tu sei molto più forte di quello che pensi di te. È un uomo che ha dei pudori. Ho scelto una canzone che è un piccolo film, perché c'è l'ambientazione, c'è la sceneggiatura scritta tra le parole. Dammi solo un minuto. Io lo cantavo con il mio gruppo e quindi una canzone che mi piacerebbe moltissimo fare. Sono canzoni che devono essere vissute con l'anima con cui sono nate. Beh, amici, preparatevi veramente, alzate il volume, preparatevi a cantare questa strepitosa canzone Dammi solo un minuto, ma questo tra un minuto o poco più. Tra poco, grazie, ora o mai più. A tra pochissimo, state lì. Eccoci tornati, ora o mai più. Stiamo gustando proprio le coppie con canzoni bellissime, stiamo parlando di duetti, poi ci saranno le cover tra non molto e ovviamente le votazioni. Settimo cantante in gara è Marco Armani che nella classifica generale abbiamo visto occupa un'ottima terza posizione insieme ai Giallissi, Alessandro Canino, alle spalle di Massimo Di Cataldo e di Elisa. Vediamo cosa succede adesso in questa puntata. La canzone, abbiamo detto, del 1977 è proprio un classico della canzone italiana. Per oltre 4 mesi nella Hit Parade, canzone che fa parte della storia del repertorio dei Pooh, e qui abbiamo un grande Red Canzian. Ovviamente il cantante in gara è Marco Armani, Dammi solo un minuto. Viaggeremo domani, ma
che coraggio che hai, come fai? Ma è vero che sta tremando il tuo respiro, ma sì che è proprio vero. Standing ovation per Marco Armani e Red Canzian.